È stata Piazza Giotto lo scenario scelto per la presentazione pubblica dei candidati azzurri alle prossime elezioni regionali ed amministrative del 20 e 21 settembre. Come si affronta questa sfida? Insomma, qui c'è anche da riconfermare, no? Un percorso di 5 anni. Sì, c'è da riconfermare questo percorso. Io sono consigliere uscente, anche capogruppo del gruppo consigliere di Forza Italia negli ultimi 5 anni di questa consigliatura di livello, una consigliatura molto importante che ha segnato tanto una grossa svolta nella città di Arezzo. Noi siamo contenti di aver partecipato e sostenuto il sindaco Italia, lo risosteniamo un'altra volta convintamente su questa nuova elezione. Partecipiamo tutti convinti con questa nuova lista che ha aperto anche al civismo in maniera plateale, in maniera convinta. Tra l'altro Forza Italia è sempre stata la civica nazionale fino al 1994, abbiamo fatto altro che confermare questo iter che convoglierà nell'azione politica della città e nel nuovo programma elettorale sostenuto da tutta quanta la coalizione di centrodestra. Il partito di Berlusconi questa volta si presenta alle elezioni con una forte connotazione civica. Forza Italia, Arezzo nel cuore, infatti, è la lista a sostegno della riconferma di Alessandro Ghinelli a Palazzo Cavallo. Il tema principale è quello della mia lista, Arezzo nel cuore, Forza Italia, e quindi la lotta al degrado e soprattutto al miglioramento delle periferie. Ci sono delle zone di Arezzo che iniziano a dare dei segni, diciamo, di cedimento, tra virgolette, non sono ancora cose di cui dobbiamo temere, però si può sinceramente fare meglio, si può aiutare i cittadini a avere una qualità della vita migliore. Arezzo è sempre stata famosa della sua qualità della vita, dobbiamo riuscire a mantenere alto la qualità della vita ad Arezzo, come è sempre stato. Allora, l'impegno che voglio portare avanti è sempre il solito. I temi che affrontiamo è come sempre il degrado di servizi, ci siamo spostati anche sugli argomenti del sociale, già da diversi mesi stiamo in campo, giusto per i temi del Covid, e poi ci sposteremo sui temi che riguardano anche la violenza sulle donne, temi sui disabili, sui bambini, cioè praticamente si lavora a 360 gradi. Insomma, pronti per questa battaglia? Siamo pronti, sì, già da giorni siamo pronti per questa battaglia e speriamo di potercela fare per continuare il mandato. Presenti alla kermesse il parlamentare di Forza Italia Maurizio Dettore e Massimo Mallegni, senatore, sindaco di Pietrasanta e neocoordinatore regionale azzurro. Abbiamo un'opportunità veramente di vincere immediatamente la regione toscana, e lo possiamo fare soltanto se Forza Italia risponde a quelle che sono le reali potenzialità che il nostro movimento politico ha. Noi dobbiamo cercare di convincere, pensi, quasi 1,5 milioni di elettori che la scorsa volta per le elezioni regionali non è andato a votare, e allora questa volta noi presentiamo candidati seri, credibili, competenti. Mettiamo facce che le persone conoscono perché sono stati amministratori locali, perché fanno gli imprenditori, perché sono professionisti. Il sottoscritto ha fatto tanti anni il sindaco di Pietrasanta, ho fatto molte cose per il territorio, oggi sono chiamato a guidare il movimento politico in questa fase così significativa. Ad Arezzo la partita elettorale ha infatti un doppio valore, perché la città è diventata piazza strategica della battaglia per la regione toscana. Devo dire che l'entusiasmo, come vedete, è alle stelle, la piazza è piena, è gremita, e c'è proprio la sensazione che questa qui sia la volta buona per riuscire a ribaltare una situazione che da 70 anni è incancrenita sulla sinistra in Toscana. Anche i sondaggi ci danno molto molto bene, quindi io spero che anche gli aretini ci supportino in massa per riuscire a ribaltare il governo regionale. Senta, quali sono i temi più forti che porterà proprio lei come candidato aretino a queste regionali? Ma sicuramente il primo è quello della sanità, una sanità che ha depauperato completamente gli ospedali di Vallata, che ha estromesso l'ospedale di Arezzo dalle sue funzioni primarie a causa del Covid, ma anche le infrastrutture in genere. Siamo praticamente isolati per certi versi, tutte le arterie che portano le vallate in città sono praticamente fatiscenti e poco funzionali, quindi c'è una regione che deve funzionare finalmente per Arezzo, quindi portiamo Arezzo in regione. Quali saranno i temi che vorrà portare in questa campagna elettorale? Sicuramente un impegno gravoso, però importante, grazie anche al partito Forza Italia che mi ha voluto inserire nella lista e mettermi quindi come primo nella prima posizione. Ricordo però ugualmente ci saranno le preferenze, quindi chi vorrà potrà dare il voto di preferenza.
Il primo impegno sarà principalmente su tre aspetti: l'impresa, il lavoro e il diritto alla salute. Sono tre aspetti fondamentali dal quale dobbiamo ripartire. Ci troviamo in uno scenario economico gravoso, in cui non sappiamo quali saranno i risvolti, anche la non sappiamo quindi quale sarà lo scenario, però di fronte a questo dobbiamo quindi anche ripartire. La regione ha un suo dovere, quello di non perdere questa opportunità. Possiamo farlo, possiamo farlo tutti insieme. Io sicuramente mi impegnerò nel territorio per portare quelle istanze che bisogna dei cittadini e delle comunità locali, come ho sempre fatto in regione, anche per il mantenimento dei servizi sanitari diffusi, importante, fondamentale, per stare vicino ai cittadini. Quindi il mio impegno sarà sicuramente quello di essere vicino a tutti voi e mi impegnerò il Consiglio regionale con il vostro aiuto affinché si possa portare rappresentatività sempre maggior rilevanza all'intera provincia di Arezzo in regione Toscana. Thank you.